sono Laura e io sono Bora di Pers in Corea. Oggi vogliamo affrontare un argomento che ci sta a cuore, molto a cuore, molto a cuore, e che a quanto pare sta molto a cuore anche a voi. Perché? Praticamente ci arrivano tipo giornalmente o comunque settimanalmente un sacco di domande su che cosa posso studiare per riuscire poi a lavorare in Corea? Ma sapere tante lingue aiuta a trovare lavoro, vero? Io vorrei andare a studiare a Ca' Foscari o all'Orientale di Napoli per poi trovare lavoro in Corea, perché così se parlo coreano trovo lavoro in Corea. In questo video vogliamo dare risposta a tutte le vostre domande e in un certo senso demolire i vostri sogni di gloria. Però in realtà non, quello che vi stiamo per dire è per il vostro bene. Esatto. Siamo come dei genitori che cercano di dare un consigliarvi. Po' di tough love. Tough love. Tough love. È l'amore duro. Ma l'amore vero. L'amore vero. Perché? Allora, quando voi pensate che volete andare in Corea, che volete vivere in Corea, che volete lavorare in Corea, che volete studiare in Corea, sono tutti pensieri molto giusti, ma devono avere una base solida, nel senso, io non posso dire io voglio lavorare in Corea, che lavori sono richiesti in Corea? Sbagliato! Prima dovete pensare che cosa voglio fare io nella mia vita, che cosa mi piace fare, che cosa riuscirei a fare bene, perché se in Corea i lavori più richiesti possono essere, sparo, ingegnere, avvocato, marketing, business, tutte quelle cose lì, e io sono un artista, mi piace disegnare, mi piace cantare, e così non puoi finire a fare l'ingegnere con la squadra, a righello, così, a fare calcoli. Quindi tutto ciò per dirvi che la cosa più importante è cosa volete voi fare. Se poi questo lavoro non è così tanto ricercato in Corea, dovete fare il vostro lavoro con passione e arrivare a un tal livello che vi permetta di trovare lavoro anche in Corea. Esattamente. Da questo consegue il secondo punto. Voglio fare questo lavoro, quindi voi sapete che lavoro volete fare, già, ok? E dovete studiare per fare questo lavoro, no? Già. E voi però volete studiare in Corea per fare questo lavoro. Già. Adesso. Dipende dal lavoro. Esattamente. Se Laura vuole fare moda, la fashion designer. Io voglio diventare una beauty blogger. Esattamente. Non devo studiare per farlo, posso trasferirmi subito in Corea. Già. Vabbè, se voglio fare la beauty blogger avendo delle solite basi di fashion design o comunque vuole andare a lavorare per le grandi firme, non lo so, comunque la designer. Però gli piace la Corea, no? Gli piacerebbe fare la designer in Corea. Però non potete, cioè potete se volete, ma non andate a studiare in Corea. Perché quando tutti i coreani vengono in Italia. In Italia, comunque in Europa, per studiare moda. Esatto. Tra cui facciamo anche lo shout out per la St. Martin School di Londra. Se avete tanti soldi e volete studiare moda, vi consiglio di andare lì perché la conosco anch'io. Questo vuol dire che è veramente, insomma, al top. Se vi laureate lì, trovare lavoro in Corea sarà così. Boom! Anche perché, cari miei ragazzi, in Corea il nome dell'università fa veramente tanto, quindi se riuscite a laurearvi in una scuola famosa a livello internazionale, trovare lavoro in Corea sarà veramente ancora più facile. Quindi anche queste sono cose da valutare. Se volete laurearvi in qualcosa in cui la Corea non offre un livello di istruzione top, andate dove lo offrono e poi magari dopo cercate lavoro in Corea con le credenziali che l'università e la vostra formazione vi garantirà a quel punto. Giusto? Già, giusto. Però ovviamente c'è anche un'altra opzione. Sì, ovvero, se veramente il vostro sogno è quello di andare a lavorare in Corea, trasferirvi e avete i fondi per permettervi di farlo, potete sempre andare a farvi un anno di coreano, perché è sempre meglio farselo, insomma, prima di fare l'università in Corea, e poi iscrivervi all'università lì a Seoul, Busan, dove volete. Ovviamente facendo caso a tutto quello che vi abbiamo detto prima, quindi se il vostro sogno è andare a fare moda, magari rimanete in Italia e andateci dopo. Ma, che ne so, se volete fare business, magari c'è un'ottima università a Seoul, esatto. Prendete e andate a studiare lì. Esatto. Assolutamente. Contando comunque che ci sono delle facoltà che richiedono un altissimo
cioè... livello di conoscenza del coreano. E quindi tipo medicina, legge, architettura, biologia. Insomma, lì il livello vostro di coreano deve essere molto, 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 molto alto. Esatto. E potrebbe essere proprio quella la cosa che vi metterà i bastoni tra le ruote per arrivare alla laurea. Quindi, insomma, fate caso anche al livello di difficoltà che potreste incontrare con l'uso della lingua, perché magari International Studies può essere un buon compromesso per chi non ha un ottimo livello di coreano. Però, comunque, a quel punto la padronanza dell'inglese deve essere. Esatto! E questo ci porta al terzo punto della nostra discussione. È così importante sapere il coreano per lavorare in Corea? Sì e no. Ecco, esatto. Dipende dall'ambiente in cui si va a lavorare. Dipende da che lavoro volete fare, dipende da quanto bravi siete nel vostro lavoro. Perché se voi siete il top nel vostro lavoro... Avrete un traduttore. Oppure non gliene frega niente se voi non sapete parlare il coreano, un modo lo si trova. L'importante, e quindi questo è il punto da cui dovete partire, l'inglese. Ragazzi, cominciate a studiare, perfezionare il vostro inglese. Che secondo me è il passo che dovete fare prima di lanciarvi nel coreano. Sì, anche perché comunque... l'italiano e il coreano non è che si assomiglino tanto. Ok, neanche l'inglese e l'italiano si assomigliano tantissimo, però ci sono già tutte quelle somiglianze di parole che potrebbero aiutarvi molto nell'imparare la lingua, piuttosto che buttarvi sul coreano senza neanche passare per... il via. Ecco, direttamente in prigione, ragazzi. Esattamente. Ricercate in Corea. Esattamente, quindi a step, ragazzi. Prima l'inglese, poi il coreano, anche perché in realtà l'inglese vi aiuterà a imparare il coreano. Tantissimi libri di testo in Corea sono in inglese. E poi c'è anche da parlare di tutta quell'altra fascia di gente che vuole passare da Ca' Foscari o dalla, insomma, dallo studiare lingue asiatiche per poi trasferirsi in Asia, in questo caso in Corea. Esatto. Allora, è bellissimo decidere di destinare i 3 anni della propria vita allo studio di una lingua, perché è veramente bello, cioè ci si amplia, esatto, il cervello. Poi non si impara solo la lingua, lì si impara anche la cultura, si impara la storia, si impara la letteratura. Quando andate all'università non pensate di studiare soltanto la lingua coreana, cioè dovete studiare tutto. Quindi, nonostante sia bellissimo destinare 3 anni della propria vita a imparare una nuova lingua, bisogna anche pensare che alla fine di questi 3 anni, che cosa vi lascia in mano questa scuola? Vi lascia in mano una laurea in lingua. Quindi, praticamente, ok, viene detto che voi avete un'ottima padronanza del coreano, ma non è una certificazione di lingua. Esatto. Perché la certificazione di lingua si chiama TOPIC ed è un esame che va fatto al di fuori dell'università. Quindi in realtà voi uscite, non è che voi andate in Corea con la vostra laurea che stabilisce che avete studiato coreano e vi si aprono le porte. No, perché in realtà comunque, ok, magari qualcuno di voi sarà riuscito a fare 6 mesi in Corea, però mancherà proprio, insomma, l'aver vissuto in Corea e l'avere quell'abilità in più che fa decidere un'azienda di assumervi. Esatto. Che in questo caso potrebbe essere, cioè, a parità di laurea, uno che studia Business Administration in Italia ha più possibilità di trovare lavoro in Corea di uno che studia coreano in Italia. Perché si tratta di cosa sai fare, esatto, cosa hai imparato, nozioni. Se tu studi coreano in Italia e vai in Corea, che cosa fai? Parli coreano, però quali altre capacità hai? Quali altre cose puoi offrire? Quindi, come dice molto spesso Anna, molto intelligentemente, se voi volete lavorare in Corea è molto meglio fare una laurea in quello che volete fare e poi farvi un corso di coreano in Corea per impararvi la lingua. Così siete più qualificate, avete più cose da offrire al datore di lavoro. Comunque, alla base di tutto e al di là da quello che vi possiamo dire o non dire noi, tutto ciò che vi diciamo noi è basato sulla nostra esperienza personale, esatto. E abbiamo avuto comunque in questi anni anche, abbiamo avuto l'opportunità comunque di vedere anche la gente attorno a noi, che opportunità ha avuto, che cosa ha fatto, come si è comportata. Abbiamo conosciuto chi ha studiato alla Ca' Foscari, come chi ha studiato all'Orientale, e cioè abbiamo
ho avuto la possibilità di vedere come queste persone si sono comportate e evolute nel tempo. Però questo non vuol dire assolutamente che noi abbiamo ragione in alcun modo. Questo è il nostro punto di vista. Esattamente. Perché in realtà voi tutti, persone che guardate Persi in Corea, avete nelle mani il potere più grande dell'universo che si chiama Google. Quindi ascoltate noi e prendete nota di quello che diciamo, e ma poi fate le vostre ricerche. Non basatevi solo ed esclusivamente su quello che noi vi possiamo dire, perché sono sicura che al di là di questo schermo rettangolare che è Persi in Corea, ci sono persone che vi possono dare informazioni molto più approfondite su tantissime altre cose. E le possibilità sono veramente infinite. Quello che abbiamo provato noi personalmente è un 10% di quello che si può veramente fare in una vita intera. Neanche il 10%, l'1%, lo 0,1%. Poco. In ogni caso poco. Però in generale questi sono gli andamenti. Diciamo che sì, sono gli andamenti nostri e i consigli che ci sentiamo di dare dopo aver più o meno avuto le nostre esperienze e sentito le esperienze dei nostri amici, delle persone che conosciamo. Quindi in questo video non vogliamo insomma porci superiorità su un piedistallo rispetto a voi, vogliamo solo tentare di darvi consigli che possano aiutarvi il più possibile ad avere un'esistenza felice. Esatto. Speriamo che vi siano in un qualche modo serviti, sì, o che perlomeno vi abbiano fatto pensare. Esatto, riflettere su cosa volete fare veramente. Noi ci abbiamo provato, insomma, poi voi fateci sapere. Magari chi ha avuto esperienze ce lo può dire. Sì. Anzi, lasciate commenti. Assolutamente, scriveteci quello che pensate voi. E niente. No. Come al solito vi ricordiamo che su www.persincorea.com potete trovare tutte le cose più inimmaginabili sulla Corea del Sud. Tutte. Tantissimi articoli scritti da noi riguardo un sacco di roba. Tutto. E se ancora qualcosa non è stato trattato, chiedetecelo, perché magari lo tratteremo in futuro. E vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i social network. Tutti i social network. Che sono Facebook, Instagram, Twitter, Ask. Basta. Iscrivetevi al canale, mettete tanti like a questo video, perché ci volete bene. E per ogni like vi inviamo un bacino. Quindi da oggi Persi in Corea è tutto. Sì. Ciao.